E poi questo. Ok, puoi aprire gli occhi. Wow! Allora, che ne pensi? Ti piace come ti ho decorato le unghie? Eh beh, senza dubbio ci hai messo tanta fantasia. Il bello è che la mia manicure si abbinerà con qualsiasi look. Dai, su, dammi anche l'altra mano. Ma è così, è creativa questa manicure. Non riuscirò a studiare o lavare i piatti e nemmeno creare nuovi lavoretti fai da te. Nessuno apprezza il mio talento. Se solo esistesse una macchina capace di fare la manicure come per magia. Mi hai letto nel pensiero, Sammy. Sai cosa? Mettiamo da parte un attimo la creazione e inventiamo una soluzione. La 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 la. Ciao ragazzi, adesso che ho di nuovo le mani libere, mettiamoci al lavoro, su! Ciao ragazzi, nemmeno a voi è piaciuta la manicure che ho fatto a Sue! Devo solo rassegnarmi, ho capito! Tranquillo, troveremo il modo di usare il tuo talento! Ma come mai quella sciarpa? È che ho mangiato il gelato troppo in fretta e adesso ho mal di gola! Oh, povero! Devi berci sopra un po' di tè caldo! Intanto mi metto all'opera! Costruiremo una macchina per decorare le unghie. Come sempre, ragazzi, fate attenzione col taglierino. Sammy, sappi che mi hai dato proprio una grande idea. Lo so, Sue, sono un genio, ma a che ti riferisci esattamente? Al gelato, naturalmente. La nostra macchina sarà a forma di cono gelato. Ma fantastico, ragazzi! Dateci tanti like se l'idea piace anche a voi. Ti senti già meglio, Sammy? Ragazzi, attenti con la colla, va bene? È molto calda. Ecco qui. Sì, mi sento molto meglio. Sarà l'entusiasmo per il nuovo progetto. Adesso ho anche qualche idea su come ti posso aiutare. Wow, Sammy, grazie! Il nostro cono sarà molto più stabile ora. Te lo dicevo, sono un genio! Lo sai davvero? Ecco qui, ragazzi. Vedete che abbiamo fatto? Oh, più che un cono gelato mi ricorda una tazza di caffè. Vuoi un caffè, Susie? Beh, c'è ancora molto da fare qui. Ma sì, quel pezzo lo hai già incollato! Sammy, oggi sei più impaziente del solito. Portami altra carta piuttosto, dobbiamo ancora dare forma a questa parte qui. Visto? Queste strisce fanno parte del meccanismo che decorerà le unghie. Ce ne occuperemo tra poco, restate con noi! Qualcuno ha pronunciato la parola meccanismo? Sì, sarà molto semplice. Prima però occupiamoci del design per le unghie. Ho deciso che anche il design sarà in tema col resto del nostro progetto. Sarà tutto all'insegna dell'estate e del gelato. Disegneremo tutto a mano! Come mai lo chiedi? L'idea forse ti spaventa? Non sarà certo un problema per il gran maestro del design, giusto? Certo che no! Tra l'altro nessuno disegna meglio di me, neanche tu! Staremo a vedere! Sì! Prima di darci da fare con i colori, dobbiamo assicurarci che la manicure funzioni davvero. Incolliamo questa figurina a questa sottilissima pellicola adesiva, così. Fate molta attenzione con le forbici, la nostra unghia è molto piccola. Ha! Te l'avevo detto, Susie, nessuno disegna meglio di me! Wow, che bravo! Ma adesso tocca a me! Voilà, che ne pensi del mio? Ecco le nostre prime due unghie! Ne abbiamo altre 8 da realizzare! Su, avanti! E vai, Sammy il maestro, il grande artista oggi è ispiratissimo! Finito! E tu, Sammy, sei pronto a mostrare le tue opere al pubblico? Come no! Chiudete gli occhi, ragazzi! Ok, li chiudo anch'io! Voilà! Wow, ragazzi, guardate che belli! Questi due mi piacciono più di tutti! Già, però c'è qualcosa che mi tocca fare! Magari mi spieghi a che ti serve questo coso? Ma certo! Ragazzi, ricordate? Su questa striscia adesso faremo una coppia di tutti i nostri disegnini per unghie! Ma ci vorrà un'eternità! Oh, hai già fatto?
Sì, un pochino di magia, anzi di montaggio video. E adesso avvolgiamo qui la striscia. È molto importante che si adatti alla perfezione in questo spazio. Poi assicuriamo le due estremità della striscia, così potrà ruotare, visto? Fantastico, così potremo scegliere il disegno che vogliamo. Geniale, vero? Allora iscrivetevi al canale e restate con noi. Guardate che abbiamo qui, ragazzi. Lo mettiamo al suo posto. Sia lodato Tibidaba per l'invenzione delle strisce adesive, vero? Puoi dirlo forte, Sammy. Sì, un cono gelato ha una parte di biscotto e una di gelato vero e proprio. Come li faremo? Li prepariamo noi? Non proprio, ma l'effetto biscotto lo potremo ottenere con questo pennarello. Restate con noi per scoprire come faremo. Fatto! Adesso andremo a creare un altro meccanismo e ci serviranno due tappi di bottiglia, un bastoncino e un punteruolo. E un punteruolo? Ok, ci penso io. Mentre Sammy e Via ritagliamo qui una piccola finestra. Fate molta attenzione con gli strumenti affilati. Ok, fatto. Lavorate con calma e con prudenza. Ed ecco la nostra piccola finestra. Aspettatemi voi due. Susie, quei due tappi mi sono scappati via. Non ho fatto in tempo a vedere se vanno bene. In che senso, Sammy? Forse sono rovinati. Ah, tranquillo, andranno benissimo. Li dobbiamo incollare tra loro in questo modo. Hop, così. Dopodiché inseriamo dentro il bastoncino di legno. Eccolo qui, perfetto. Dobbiamo assicurarci che i tappi stiano fermi, quindi mettiamo un po' di colla. Ma poca poca, ok ragazzi? Attentamente. Oh, ma certo, ora ho capito tutto! Era ora! Wash, fantastico! E voi avete capito a che cosa serve tutto questo? Guarda, sì, ho fatto un manico, così potremo far girare il meccanismo. Posso inserirlo? Non così in fretta, campione. Dobbiamo praticare un foro per poi inserire tutto il meccanismo, con attenzione. Qui inseriremo una delle estremità, in questo modo. Adesso un po' di magia. Rullo di tamburi e ta-da! Aspettate, ragazzi, ve lo faccio vedere dall'interno. Che fatica, vedete? Adesso ruotando il manico ruota anche il nostro meccanismo, niente male, eh? Funziona perfettamente! Siamo quasi al traguardo finale. Non ci resta che staccare la pellicola e incollare al meccanismo i nostri disegnini per unghie. Così! Avanti un altro! Rimuoviamo la pellicola e via al suo posto. Hopla! Voglio farlo io. Va bene. Finito. Dai un'occhiata, Susie. Ottimo lavoro, Sammy. Potremo scegliere quale disegno vogliamo per ogni unghia adesso. Questo mi piace. Basterà infilare il dito nell'apertura e ottenere la manicure dei miei sogni. Ma non dovevamo fare anche un gelato? Lo facciamo subito con la plastilina. Potrete scegliere il colore che preferite. Mescoliamo queste parti insieme e sembrerà proprio un buon gelato. Ed ecco il risultato. Ed ecco anche lo stampo per il gelato. Grazie, Sammy, giusto in tempo. Mi è venuta un'altra idea, guarda. Canditi, fantastico. Ecco qui, fatto! Quanto è carino! Eccellente, sì! Susie, ho finito di spolverare. Ci pensi tu a lavare i piatti? Scherzi, vero? Non voglio rovinarmi la manicure.
Ragazzi, vi è piaciuto il nostro lavoretto? Dateci tanti like e iscrivetevi al canale. Oh no! A presto!